Sapete che ogni anno, come l'anno scorso, stiamo dando dei riconoscimenti a enti e aziende che fanno azioni virtuose nel campo dell'open data, e comincio subito col primo. Sono solo 3 riconoscimenti, quindi datemi ancora 10 minuti. E, il primo riconoscimento è alla provincia autonoma di Trento, che invito qui in rappresentanza della regione. Abbiamo Lorenzino Vaccari, che è il coordinatore del progetto Open Data in Trentino. Prego, un attimo che prendo. Mi sa che non ho molti minuti. A pochi minuti, ma qualcosa di importante per... Ecco, lì è il microfono. Leggo la motivazione. La provincia, il riconoscimento è provincia Open Geodata 2013. Alla provincia autonoma di Trento, per aver seguito un iter virtuoso che ha visto come tappa fondamentale nel 2013 la pubblicazione con licenza open sul portale dedicato dati.trentino.it di interessanti dataset geografici in quantità ragguardevole, fra cui la cartografia catastale, unico caso in Italia, i dati sui trasporti pubblici e vari altri dataset di base e tematici. Il riconoscimento dell'associazione Open Geodata vuole anche sottolineare il costante impegno profuso dalla provincia nell'azione di coinvolgimento di altri enti sulle politiche di Open Data. Funziona? Sì. La stampa ha bisogno... E allora solo una domanda... E questa azione su, ovviamente, volevo chiedere a lui se questa azione di pubblicare in open i dati catastali ha avuto un riscontro positivo in questi pochi, in questo poco tempo che c'è stato da quando sono stati pubblicati ad oggi. Ecco, volevo ringraziare intanto tutti i presenti, l'associazione Open Geodata, il presidente Giovanni Biallo per avermi invitato e per il riconoscimento. Ecco, rispondo alla domanda. Io avevo preparato alcuni ringraziamenti, ma vedo che il tempo è limitato. Comunque ringrazio la mia amministrazione, ovviamente tutti quelli che hanno partecipato al catalogo. Io qui rappresento solo i miei colleghi e il gruppo di lavoro, e in particolare modo il dirigente del servizio catasto, che ha avuto l'idea di liberare i dati catastali. Riguardo appunto alla domanda, abbiamo fatto una ricerca e dopo appena 2 mesi comunque ci sono stati un centinaio di download. Questo può sembrare poco, ma in realtà, se considerate che il sito ufficiale di scaricamento, che prima era sottoposto a password, che è OpenCat, che lo utilizziamo alla provincia autonoma di Trento, questi scaricamenti ce l'hanno nel giro di un anno. Erano aperti solo ai comuni, 2 volte all'anno, 1 scaricamento per volta. Cioè il comune poteva scaricare una volta sola, 2 volte all'anno. Adesso è aperto a tutti, dunque cittadini, comuni, imprese, che possono utilizzare liberamente questi dati sotto licenza CC0. E diciamo, nel giro di appena 2 mesi abbiamo già avuto 100 scaricamenti, in particolar modo per le particelle geometriche catastali. Ecco, abbiamo in prospettiva, libereremo anche altri dati catastali, che sono quelli delle stazioni fisse tipo i punti fiduciali, le monografie e quant'altro. Il sito dei dati aperti della provincia autonoma di Trento, mi collego anche a quello che diceva prima non mi ricordo il nome, scusate, l'intervento sull'apertura dei dati per gli stati di benessere della città, no? Dove è collegato i numeri civici. Appunto, lo invito a venire a Trento e a provare anche sui nostri dati l'applicazione, e per vedere se ne mancano alcuni, così magari c'è uno scambio reciproco di informazioni. Ecco. Grazie, grazie. So che aveva anche ringraziamenti dell'amministrazione, li pubblicheremo. Grazie mille. Ecco a lei. E il secondo riconoscimento è, scusate un secondo, al comune di Matera. Abbiamo una delegazione del comune con il sindaco, il senatore Salvatore Adduce, l'assessore Giuseppe Tragni e poi un funzionario che è Claudio Montinaro dell'ufficio Sassi. Ecco. Grazie. Questo possiamo consegnare a loro.
Leggo la motivazione e intanto le passo il microfono per eventuali interventi alle mie domande, risposte alle mie domande. Il riconoscimento è Comune Open Geodata 2013 per aver seguito con un iter virtuoso che ha visto come tappa fondamentale nel 2013 la pubblicazione con licenza open sul portale dedicato dati.comune.matera.it di interessanti dataset geografici, fra cui la cartografia di base e la numerazione civica dei sassi e vari altri dataset tematici. Quindi è un'operazione interessante, ed è interessante che è venuta a ritirarla una persona di rappresentanza politica, perché l'open data è prima di tutto una decisione politica. Volevo sentire da lei com'è andata questa esperienza. Intanto il ringraziamento doveroso perché insomma, avete pensato a noi, avete analizzato il risultato che abbiamo avuto. Noi abbiamo una responsabilità enorme, anche per questa ragione io sono qui insieme all'assessore e insieme al geometra Montinari, che si è occupato poi di, diciamo, della parte anche più delicata all'interno del comune. Noi abbiamo una responsabilità perché siamo una città con due città, siamo almeno due città, perché abbiamo la città dei Sassi che appartiene al patrimonio dell'umanità. E poi abbiamo una città dei 60.000 abitanti che sono nei quartieri. Rendere disponibili i dati, mettere in rete tutto questo per una città che ha comunque l'importanza delle nostre città, lo sappiamo tutti che è grandissima, ma quando hai il timbro dell'UNESCO, sei sotto l'attenzione globale, il termine, diciamo, in questo caso è appropriatissimo, avere la possibilità di poter mettere a disposizione, riuscire a rendere trasparente, accessibile e riutilizzabile questa massa di dati che via via diventeranno sempre più corposi, credo che sia un po' un miracolo per noi. Considerate che, insomma, lavoriamo anche in condizioni non proprio facilissime, però questo aumenta la nostra soddisfazione, perché riusciamo, pur in condizioni non proprio agevolissime, noi siamo tra l'altro impegnati insieme ad altre cinque città in Italia, siamo i finalisti della sfida Capitale Europea della Cultura per il 2019. È evidente che quell'appuntamento per noi, questa sfida per noi, significa innanzitutto riuscire a farci toccare, vedere, diciamo, seppur virtualmente, e significa mettere a disposizione in questo cammino tutto quello che abbiamo dentro di noi. Credo che sia un merito di chi ci ha pensato e ha lavorato molto importante, anche, diciamo, questa come pubblica amministrazione, consentitemelo di dire. Noi parliamo sempre male in Italia dell'amministrazione pubblica, il pubblico impiego, la burocrazia, eccetera. Per me, io sono anche particolarmente felice per questo fatto, che è una pubblica amministrazione, un'amministrazione pubblica, tra l'altro del profondo sud, noi siamo il malleolo dello stivale, che dimostra che si può fare. Si può fare. Grazie, grazie veramente. Grazie, io non conoscevo nessuno di loro, quindi noi analizziamo il web quando facciamo queste cose, quindi non l'hanno saputo fino a quando non è arrivata direttamente la lettera, quindi così abbiamo fatto per la provincia di Trento. Sono veramente felice di avervi qui oggi, di avervi anche consegnato questo riconoscimento. Ve lo daremo anche in forma digitale, perché ho visto che l'anno scorso tutti gli enti che l'hanno ricevuto l'hanno pubblicato sul sito e ha avuto grande successo. Grazie ancora, arrivederci. E abbiamo l'ultimo riconoscimento, questa volta a un'entità privata, entità dico perché ce lo spiega lui cos'è, e il riconoscimento Media Open Geodata 2013, A Che Futuro, che è un sito internet media. Invito Arcangelo Rocciola, non so se è da solo, a ritirare il... Adesso vi leggo le motivazioni, ma forse molti di voi lo sanno. Ecco, Arcangelo, questo
e il riconoscimento per aver generato, attraverso un virtuoso processo che ha coinvolto diversi attori, compresi i cittadini, un utile dataset sugli hotspot disponibili sul territorio nazionale, per averlo reso disponibile con licenza open. Il riconoscimento dell'associazione vuole anche sottolineare il costante impegno per l'aggiornamento del dataset, proposto con modalità innovative come un'app dedicata e le segnalazioni inviate attraverso i social network. Quindi è un dataset sviluppato in collaborazione, lanciato da Che Futuro e sviluppato in collaborazione, che è continuamente aggiornato, quindi tutti noi possiamo sapere attraverso anche una app e questo dataset quali sono gli hotspot wifi che ci sono in tutta Italia. Passo un attimo, faccio una domanda ad Arcangelo, che ho conosciuto anche lui oggi, ci siamo sentiti recentemente negli ultimi 3-4 giorni perché effettivamente non riuscivo a trovare un referente, scrivevo alla redazione di Che Futuro e quindi sono contento che sia qui e so che in rappresentanza del direttore, che adesso ci dice che non è potuto venire perché sta a New York, cioè in tutt'altro stato, e gli chiedo come vi è venuta questa idea e come pensate di portarla avanti ancora. È talmente vero che non ci conoscevamo che ha sbagliato il mio cognome, è Rocciola. Quindi... Scusate. Questo testimonia che è vero che non ci conoscevamo. Noi abbiamo rilasciato l'app di Che Futuro a luglio. Quando abbiamo deciso di rilasciare l'app, volevamo fare qualcosa anche che fosse utile. E quindi dare la possibilità a chiunque di segnalare hotspot per creare un database che fosse quanto più grande possibile. La risposta è stata immediata ed è stata grandissima, ci sono state 24.000 segnalazioni, sono in continuo aumento, ogni giorno io controllo la posta, ne arrivano in continuazione e ad oggi credo che sia, pare sia il database più grosso in questo momento disponibile. Tutto ovviamente è fatto con la stessa licenza di OpenStreetMap, quindi è scaricabile, consultabile, chiunque può farlo, chiunque può fare magari anche altre app rispetto a quello che abbiamo fatto utilizzando gli stessi dati. E crediamo insomma che possa essere stato utile a chi poi può utilizzarli. Puoi spiegare alla platea che cos'è Che Futuro? Allora, Che Futuro è un blog multiautore. Io faccio il direttore di orchestra di 120 elementi più o meno che sono innovatori, che raccontano quello di cui si occupano. Tra questi c'è Maurizio Napolitano, che dovrebbe essere da qualche parte, non ho ancora visto, è lì, lo saluto. Sì, sì, c'è. Che si occupa appunto di Open Data, ma ce ne sono tanti altri, c'è chi scrive di innovazione sociale, di agenda digitale e soprattutto le storie. Perché l'obiettivo di Che Futuro era quello di raccontare un'Italia diversa rispetto a quello generalmente che si legge sui media. Un'Italia di gente che si dà da fare per migliorare qualcosa, e quindi l'Italia degli innovatori. Ogni giorno pubblichiamo poco, pubblichiamo un articolo, massimo due, con un'analisi o un approfondimento fatto da uno dei nostri autori e soprattutto storie di gente che continua a lottare e fare qualcosa in questo paese per migliorarlo. Noi siamo contenti di averli con noi, di ospitarli, se ne avete, se ne conoscete, segnalatecene perché ne siamo alla continua ricerca e pensiamo così di fare una cosa buona, cioè dare anche un buongiorno al nostro lettore la mattina, cioè ci sono belle storie in Italia, pochi le raccontano, alcuni sì. Noi facciamo soprattutto quello. Ci sono cose che non vanno, lo diciamo. Quando ci sono cose belle, ci piace raccontarle. Grazie. www.chefuturo.it per chi non lo conosce, ma penso che molti di voi ci saranno passati su. Grazie ancora. Grazie a voi. Rocciola. Grazie per essere venuto qui e aver ritirato il premio e mi saluti Riccardo Luna che sì, avrò modo di incontrare prossimamente. Grazie, ci vediamo qui fra un'oretta, diciamo alle 3, in questa sala si terrà il corso di formazione, le altre sale per le altre sessioni applicativa, sviluppatori e il tavolo di lavoro sono al piano di sopra, sono indicate. Grazie. Scusami, non ti preoccupare, ma capito, lo fanno tutti, cioè, è normalissimo. Comunque grazie ancora di riconoscimento.